Luigi De Magistris è pronto a scendere in campo alle prossime elezioni europee con un proprio progetto politico. Per ora il sindaco di Napoli ha annunciato la presentazione del nuovo simbolo, di un progetto che, al di là della partecipazione alle europee, resterà in piedi per rappresentare un'alternativa che parte da Napoli a quello che De Magistris definisce il salvinismo che avanza. Ci sono una partita nella partita, cioè il progetto politico è in campo. Il progetto politico non è che si ferma o comincia con le europee. Quindi il progetto politico, noi abbiamo scelto un simbolo che attiene al progetto politico che vede come leader della coalizione Luigi De Magistris. Quindi questo simbolo che riguarda il progetto politico noi lo depositiamo. Adesso dobbiamo vedere se ci sono le condizioni per mettere in campo una lista con lo stesso simbolo, con un simbolo simile, che sapete che poi bisogna raccogliere circa 150.000 firme. Quindi dobbiamo vedere in pochi giorni se siamo in condizione di avere l'unità, di avere candidature credibili e di avere la capacità di mettere in campo un simbolo in grado di potersi presentare. Questo ci sono pochi giorni, stiamo sciogliendo una serie di nodi. Dopo ieri sono fatti parecchi passi in avanti, quindi oggi mi sento di dire che sono abbastanza fiducioso, ma siccome non si può rischiare, se non ci sono tutte le condizioni di sicurezza, noi, almeno noi, parlo di Luigi De Magistris e chi sta guidando l'esperienza napoletana, non ci saremo. Ma ci sarà il progetto, e proprio per dare, come dire, nella mia dichiarazione volevo dare proprio senso di questo aspetto, che al di là delle europee, il progetto politico è in campo per rappresentare da Napoli, per l'Italia, una proposta di alternativa seria al salvinismo che avanza. E non è un caso che da oggi siamo hashtag città desalvinizzata. Ma Dema è all'interno, diciamo, di questo progetto, è una confluenza di movimenti, esattamente. Okay. Noi l'abbiamo sempre detto che Dema non ha la posizione egemone, non è Dema che pretende che gli altri vengano a Dema. Dema rimane perché è un movimento politico che si è reso fondatore, promotore di questa confluenza di movimenti, ma ce ne sono tanti altri con cui noi siamo orgogliosi di fare insieme questo progetto, in cui non c'è una verticalizzazione ma un progetto orizzontale. È chiaro, a me fa piacere che tutti hanno convenuto di riconoscere in me questo ruolo di guida che mi responsabilizza molto, e quindi dovendo mettere il mio nome e il mio cognome che hanno un peso, io devo vedere se ci sono le condizioni per poterlo già fare per le europee. Io mi auguro che ci possano stare, restando che ho già detto che non lascerò Napoli, però non è detto che questo possa accadere, proprio perché possa essere il cuore oltre l'ostacolo, ma non il cuore nell'abisso nero.